Allora, intanto hai 30 anni e non dovresti fare queste cose perché basta uno scivolone e sei morto. Comunque, bentornati su Giovanni Fois Vlogs. Oggi è quel momento. È il penultimo video della serie del capannone. In questa giornata guardate il video perché spiegheremo tante cose. L'apertura della palestra al pubblico, la fine degli spazi, il doversi allargare. Ne parleremo durante questo video. Arriviamo direttamente al dunque. Stanno arrivando solamente in questo video 4 macchinari. Nel prossimo 1/2 per la contentezza di Raff. Credo che non ti caghi. Credo che abbia le cuffie. Perché voi dovete sapere che qui c'è questo meme, no? Che papà compra e i bambini giocano. Prima di far venire tutti i macchinari dobbiamo un attimino fare spazio. Quindi l'obiettivo di questa prima parte di video è trovare spazio, capire come organizzare la palestra, e dovremmo spostare un sacco di macchinari. Creare la zona gambe, creare la zona torso, creare la zona petto. Quindi volevi dividere i settori per gruppo muscolare. Esatto. Ok, direi che qua abbiamo già l'area gambe. Sì, quindi dobbiamo spostare quella seal row da un'altra parte. E comunque è arrivato quel momento. Se state guardando questo video in questo momento, condividetelo con i vostri amici, perché questa palestra sta per chiudere. Io darò la disdetta tra 6 mesi, probabilmente c'è possibilità che andremo via da qua. Prima di lasciare la Camizon Gym voglio aprirla al pubblico, ma prima di chiuderla voglio farvi venire ad allenarvi qua. Apriremo questa palestra a due condizioni. Una è 150.000 iscritti a questo canale. Se volete farmi arrivare a 150.000 iscritti, vi basta iscrivervi, lasciare like, commentiamo con apriamo sta palestra, oppure 500.000 follower su Instagram. Comunque, l'abbiamo detto, l'abbiamo spoilerato, spostiamo i macchinari. Questa qui la togliamo, cerchiamo posto per il dorso di là. Primo spostamento da fare. Anzi, è più leggero del previsto. La tua testa cosa fa qua? Lo fai lì. E le trazioni? Se devi fare le trazioni ti metti di qua. Oh. Fatta. Nella mia testa ha un senso. Si è liberato spazio per un altro macchinario. Grazie, sì. Quasi quasi. Ma hit, fra. E non vorrei che dia fastidio purtroppo all'hip thrust. Allora, devo dire che è un po' brutto da vedere, perché effettivamente se uno deve usare sta sbarra lo deve tirare fuori. Non è bellissimo, però insomma per avere un macchinario in più va più che bene. Vabbè, anche perché tanto alla fine, cioè, è impossibile che in due uno sta facendo hip thrust e uno sta facendo questo, dai. Uno si arrangia, in quella massima. Vabbè. Te la tira un po' indietro. Si spacca tutto e si fa. Dai, va bene, va bene. Allora, qui abbiamo uno spazio. Mettiamoci sì. Il macchinario, vai. Mettiamo la leg extension. Leg extension. Qui un punto un po' brutto della palestra, quindi useremo un po' meno. Dopodiché abbiamo un altro spazio qua e dobbiamo spostare questa low row e tutti i macchinari del dorso in fondo alla palestra di là. Ora questa roba va sistemata per far entrare qui 3 macchinari. Questo è l'obiettivo. Volendo ci abbiamo spazio davanti allo specchio, ma dobbiamo cercare di tenere spazio perché sono 4 oggi più 2 tra una settimana. Ah, dobbiamo mettere di qua la low row che ce li dà. Esatto. Qua dobbiamo riuscire a farci stare 4 e un altro di là. Sì. Quest'ora ci troviamo un posto nel mondo. Quasi riesce a respirare. Com'è? Ci sta, dai. Allora, già siamo arrivati qua. È già un grande passo per l'umanità. Secondo me questa qui sta benissimo. È ben illuminata. Ci siamo. E uno. Sta arrivando Paolo, quindi dobbiamo sbrigarci a sistemare. Vai. Le sbrighiamo. Siamo morti, raga. Ehi, signorino. Ho visto che ha preso il furgone grande oggi. Sì, hai fatto la spesa grossa stavolta, quindi ci voleva, sì. Così. Siamo denudati, già, io dire, perché fa troppo caldo. Dai, scavicchi. Mamma mia, no. Mamma mia, ragazzi. Un po' di America qui? Sai dove mi faccio? Alla Gold Gym. Gold Gym Venice Beach, proprio quello. Ci sono 2 macchinari che sono anche in Gold Gym qua. Sì. Abbiamo anche il traspallet, ci siamo evoluti. Sappiate che questo macchinario è uno dei più belli che vedrete mai in vita vostra. Una delle migliori rowing che esista. Mamma mia, che bella. E lì c'è il pezzo costoso. Che cazzo ho fatto? Dentro questo furgone c'è il valore esatto della mia macchina. Allora io ti chiedo, come vedi fare questa cosa con l'ora più calda del giorno? Tu come vedi sapere che fra un po' io devo fare gambe? Tu? Io compro i macchinari e questo deve far gambe, dobbiamo farle insieme. Brutta così, ragazzi. Abbiamo la nostra hoist, eccola. Mamma mia, che bella. Questa è bella, giù. Che angolo dorso, raga. E passiamo al secondo macchinario. Abbiamo la leg extension Cybex. Guardate che bella. Sarà un mezzo regalino di Andrea, eh. Detto Giovanni, questa la devi prendere, io ho detto. Cioè, non diventa neanche più leggero, resta uguale. Ti volevo dire che mi serviva lo schizzo. È perfetto. Via l'America, eh. E abbiamo anche la leg extension Cybex. Sta proprio bene qua, eh. Però... E per la contentezza di Tigre è arrivata la prima Hammer Strength, ragazzi. Una delle poche buone. Per
per avere anche un po' di hammer, dai, ci sta. E ora l'hammer è stata messa qua, ma ora credo che ti cambierò posto. Questa qui oggi se ne va perché la rifaremo. Andrea Fiscella ce la rifarà esattamente come quest'altra Cybex, che è della stessa linea, quindi la rimettiamo a nuovo, la restauriamo. Anche perché comunque questa dovrà andare in una palestra pubblica, che sarà la mia, spero. E bella che sia OG, bella che sia vecchia, comunque da come è uscita dalla fabbrica tanti anni fa, ma c'ha bisogno di una piccola restaurata. E comunque ecco la isolata dal bench press della Hammer, bella bella bella. Dopo proviamo tutto, mi sa che domani abbiamo petto. Ed ecco il pezzo forte, ragazzi, quello è il pezzo più costoso di tutta la mia palestra, macchinario che costa di più tra tutti. Però un hack squat a binario serviva, dove andava preso, e soprattutto questo della Precor, tanto tanto G. Prima di farvi il tour totale fino ad ora, devo darvi un paio di news. Questa ufficialmente è stata comprata perché abbiamo un'altra leg extension, abbiamo la leg curl. Diciamo che questa qui è diventata abbastanza superflua, quindi ho trovato un acquirente, è qua vicino, gliela portiamo adesso col furgone. Abbiamo messo qui il carico, come vedete gli spazi non ci essere stretti, claustrofobici, ma sono tutti incastrati perfettamente. Quando vuoi tanti macchinari è quello il segreto. Quando facciamo squat e panca, anche se siamo 5 a fare powerlifting tante volte, questo rack qua non viene mai usato, piuttosto ci si alterna qua o ci si alterna qua. Quindi quello col portadischi lo mettiamo qua. Questo qua senza portadischi l'abbiamo appena venduto insieme alla leg extension, e probabilmente col tempo poi sto pensando anche se sostituire questi quando apro la palestra, così faccio tutta la serie extension poi nella zona powerlifting. Quindi piano piano questi li venderemo insieme alle cose che non utilizziamo, ma utilizziamo tutto adesso. Cioè, tolta la leg, tolta questo rack, ci siamo. Lui lo utilizziamo come tester? No. Come macchinario? Ti abbiamo mai utilizzato come macchinario? No. E allora te ne vai fuori dalle palle. Momento importante, stai per vedere il capannone. Oh. Perché è completamente cambiato. Ma in che senso, veramente? In effetti è cambiato parecchio. Ma che macchine ci sono nuove? Io amo raggio femorali, c'è qualcosa di nuovo per me? No. C'è una cosa in meno per i femorali, se vuoi. Tra tolte due. Voi non ne avete idea, ma è stata una giornata incredibilmente difficile. Ci abbiamo fatto veramente tanta roba. Siamo quasi pronti per allenarci e testiamo i macchinari nuovi. Allora, intanto funziona il condizionatore. Andiamo. Lui è tornato. Lui ce l'ha già. Che carino quel gioco di Nami. Chi l'ha portato? Cioè, ha davanti l'hack squat e l'ha visto il gioco di Nami, ragazzi. Sì, infatti. Arrivi, entri, c'è una scritta Precor USA in gigante. Se vuoi ti spiego cos'è. È una serie... Io ho deciso che non farò vedere che c'è questo... Hack squat la mia goccia, perché sennò mi ammazza. Questo è un hack squat della Precor della linea Icarian. Forse è più vecchio di amore. Oh, bellissimo. Bellissimo. Quando avrò di nuovo delle calorie in corpo mi ci divertirò tantissimo. Però puoi continuare a guardare perché non è finita. Ehi, sorella. Bella questa, eh. Leg extension Cybex. Guardala la gamba, guardala. Gamba. Poi? Vai avanti. Ma bellissimo, cioè è bello che tipo fai poi, tanto cioè tipo 8.000 euro cose. Non so, solo i soldi, è il bucio di quello che ci siamo fatti oggi. È rimasto in mezzo. È una chest, che però a me non mi serve. Questa è un'altra tipologia di chest press, perché comunque 4 non bastavano. Guarda, comodissima la seduta, vorrei fare la figa e dire lo userò tantissimo questo macchinario, ma non è così. Continua, continua, non è finita. Manca un rack lì al centro. Oddio, vabbè dai, però è bello per space così. Oddio, questa è fucking bella. Questo è il nostro giallino. Ma questa c'era anche in gol, sì. Vero? Bella. Oddio, ma è bellissima. Adoro. Poi il bello è che questa macchina non fa solamente il gran dorsale, ma mettendoli giù riesce ad allenare anche l'upper back. È molto versatile come macchinario. Bella, tanta roba. E abbiamo messo la high row lì, la low row qua, così tutto il back è in questa parte di palestra. E ora mancano ancora due macchinari. Uno arriva sicuro settimana prossima. Ah, giusto, la leg curl sdraiata non c'è, tornerà settimana prossima. La kneeling leg curl. E non solo, manca anche un macchinario Visa. Noi siamo andati a Visa Sport, abbiamo migliorato la loro deep press, quindi arriva anche quella lì. E non solo, forse si è aggiunto spazio che non pensavamo per un altro macchinario. Bello, bravo amore. Grazie amore. Abbiamo finito i soldi per il matrimonio. Mi dite come faccio a fermare quest'uomo? Io sono disperata, non so come fare. È un esagerato, esatto.
prima di dirvi quello che succederà con l'apertura della palestra, ora ci organizziamo per l'apertura al pubblico, ora vi dico tutto quanto. Mi avete inondato di messaggi perché in un video ho detto che quando faccio gambe, per evitare che i battiti salgano troppo, utilizzo il pre-workout senza caffeina. Ve lo spiego in maniera super veloce e semplice. Il pre-workout non ha una funzione solamente di attivazione per attivare i nostri muscoli e il nostro cervello, ha anche una funzione di connessione mente-muscolo e soprattutto anche di vasodilatazione, quindi di pump durante l'allenamento. E quando prendete un buon pre-workout cercate di avere tutte queste funzioni al massimo. E per esempio un pre-workout con tanta caffeina, come il Thor o il Thor Vitargo di Jim Beam, serve per attivarvi e darvi focus ed energia per tutto il workout. Ma avendo un'alta dose di caffeina, quando per esempio fate esercizi di gambe come l'hack squat, lo squat o comunque set pesanti sulle gambe, arrivate a far salire sempre di più i battiti. Già il pre-workout di suo vi porta i battiti più alti avendo tanta caffeina, ma allenandovi sopra, aumentando sempre di più i battiti, arrivate a stancarvi, secondo me, prima, durante l'esercizio, a essere più affaticati per colpa dei battiti cardiaci. Ed ecco perché quando fate un leg day io consiglio Thor Steam Free di Jim Beam, uno dei migliori pre-workout senza caffeina che abbiamo mai provato, e soprattutto il gusto mango maracuja è devastante. Se poi volete un pochino di caffeina, prendete 3/4 di scoop di questo e 1/4 di scoop di questo, giusto per avere un po' di caffeina che non porta i nostri battiti a esplodere durante il workout. Come sempre trovate il link di Jim Beam qua sotto in descrizione col codice FOIS5. Abbiamo già fatto un paio di serie, stiamo andando a salire, abbiamo già caricato un po' di chili, vediamo un po' com'è. Questo è un gesto pesante, 8 rep, se lo devi fermi buca. Se le chiudo con un paio di nuovi shorts o le pizzone col codice FOIS10. Graffiti shorts, 2 colori. Cazzo, è bella, eh. Sento il quad e mi fanno male le ginocchia. Per me è un miracolo. Com'è? Bellissimo. Com'è? È bellissimo. Com'è? È bellissimo! No, è proprio bello, te lo giuro. Cioè, è proprio bello sentire che all'inizio è pesante e poi riesci poi ad arrivare in fondo. Che spettacolo, ragazzi. Brava Cybex. Brava Cybex. Comunque, quanto è bello entrare così, che non c'è niente in mezzo nella leg extension. Questa sì, è per me la svolta. Senti come si alleggerisce sopra. Soprattutto per chi ha problemi alle ginocchia come me, eh. Aiuta veramente tanto. Pensi di non riuscire a farla e poi la chiudi. E soprattutto lo squeeze sui quadricipiti è micidiale. Sempre considerando che non vogliamo essere comodi. Qui, buon macchinario, gambe. Se nel caso questo macchinario fosse più piccolo del previsto, mettevo anche uno qua. Però per ora uno che va bene. Poi, so che va molto in mezzo, ma comunque tra poco dobbiamo cambiare capannone. Io ne metterei uno qua in mezzo. Questo è un altro sicuro davanti allo specchio. So che qui c'è un bel corridoio, ma non vi abituate. Che quel rack ritorna qua, perché secondo me è bello avere lo spazio per farci video. Mentre fai squat e la luce è sparata in faccia, mi sento più a mio agio. Qui ok, da qui in poi, da queste mattonelle abbiamo messi in orizzontale una certa linea di due macchinari. Quindi praticamente sono 4 sicuri in più. 3 ne arrivano sicuri, ne avresti spazio per uno in più. Siamo un po' stretti, ma ci siamo. Sì, vabbè, diciamo anche... che qui chi se ne frega, perché tanto c'è. Lì almeno c'è il corridoio di passaggio, qui lo puoi anche riempire secondo me. 4 macchinari sicuri e se vogliamo fare i pazzi, 5 con quello in mezzo. Ok, abbiamo fatto un brainstorming in video, torniamo a fare la nostra serie. Svegliamoci. Comunque, sappiate che ci siamo devastati. Oggi sono un workout veramente devastante. Quanto è bello dopo tanti anni rivedere un po' di ipertrofia alle gambe. Voi non avete idea di quanto io fatichi a far crescere le gambe. In un video di Ale una volta e in altri miei video ho criticato le hammer. Io ho dei problemi con le hammer perché per me è semplice come macchinario americano, che è famoso in America, ma sembra che quando uno mette hammer mette l'America, no? Quando non è vero, cioè, ci sono molti macchinari migliori di hammer. Per me, io non sono un grande fan, e anche chi ci rifornisce i macchinari dice la stessa cosa. Ma ho provato questa C-Express. Bella. Perché ora abbiamo quella, con quella andiamo a convergere verso il basso, con la Cybex Eagle, questa qui. Cioè voi avete 3 chest? Sempre questo qua. Mi sembra un po' eccessivo. Sta arrivando pure la quinta. Sì, raga, ma mi sembra un po' eccessivo e mi rompete le palle per un hip thrust. Io ho 3 macchine in croci, tra cui 2 me li togliete e avete 4 chest. Io vado in un'altra palestra. Comunque, chest press convergente in alto,
quindi quella converge verso il basso, questa converge verso l'alto con la presa, come vedi, orizzontale, mentre qui abbiamo una diversa tipologia, l'isolateral bench press, che non è una semplice chest press, è un isolateral bench press, che come vedi ha una presa verticale, va a convergere in alto, va a strizzare veramente tanto sul pettorale ed è una presa verticale, vedete? Questa è per l'interno, diciamo. È un'altra variante da chest press, andiamo a coinvolgere tutto il petto. Poi abbiamo anche l'altra, quella lì divisa, la multipress, che io trovo migliore di tutte queste qua per fare la chest incline, perché vai a strecciare tutto il petto, quindi per la parte di stretching, magari come primo esercizio per aprire il petto insieme a una pectoral, magari può funzionare. Belle in profondità. Poi abbiamo ovviamente la nostra zona powerlifting, che ci contraddistingue essendo powerlifter. Abbiamo posizionato qui la rowing. Io volevo vendere questa rowing divisa perché mi stava arrivando la hoist. Solamente che effettivamente per l'upper back è migliore. Quando vai a posizionarti, ora non c'è peso, riesci a coinvolgere di più la parte alta del dorso. La trovo molto meglio di tante altre macchine che abbiamo provato. Secondo me questa, con un paio di modifiche che dobbiamo fare, questa secondo me upper back top. Abbiamo preso la hoist, che questa per il gran dorsale è la fine del mondo. E della hoist io non sono un grande fan, nemmeno Emily era una grande fan, ma ci sono un paio di macchinari, questa, quella dall'alto non mi faceva impazzire, mentre la chest press di questa qua è veramente bella, ma costava 7.000 euro, dobbiamo evitare di comprarla. Poi abbiamo, per concludere il gran dorsale, abbiamo l'A-Rope. E poi vabbè, il pulley, il lat machine. E come avete già visto, di là c'è l'Hack Squat e la Leg Extension. Vediamo se riuscite a indovinare quali sono i prossimi. Mi ha detto 4? Amore, oh, basta. Amore, ho finito. Tutti fissi con le cose. Cazzo, è verissimo. L'anno scorso erano le moto. Vabbè, le scarpe. Le macchine, due coglioni con quel RAM, i Pokémon. I soldi non sono infiniti, amore, basta. I soldi non sono infiniti, ma quando finiscono ti godi di più quello che hai comprato. Ma poi non c'hai manco una ceppa di euro per vivere. Va bene, ma avrò 4 chest press. Io tra poco diventerò tua moglie, quindi sarò in diritto di dirti qualcosa. Altre 3? Amore, perché? Sono un sacco di soldini! Dobbiamo comprare a casa! Non ti sembra giusto? No. Ce l'ho 3, ma ti compro un quarto per i glutei. Batti 5 perché l'accendi. Ma lo sai che io sono anche vecchia scuola, che io sono contenta pure con bilanciere. Batti qua, amore, 3 più 1 per i glutei, dai. No. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine di questa serie. Veramente mancano pochi macchinari. Se riesco a comprarli, se Emily mi dà il permesso, commentare secondo voi quali saranno i prossimi macchinari. Lasciate un bel like e ricordatevi che appena arriveremo a 150.000 iscritti su questo canale, cominciamo ad aprire la palestra al pubblico. Cominceremo ad aprire questa all'inizio e poi vediamo quando prenderò un capannone più grande. Noi ci vediamo nel prossimo video e vi ricordo che se volete supportarmi e prendere dei pantaloncini veramente belli, ma non solo i pantaloncini, ci sono mille cose sul sito Camizon, codice FOIS10, lo trovate qua sotto in descrizione. Massimo, un'altra chest press. Chiedo il divorzio. No, ci siamo ancora sposati. Però sono furbo, io faccio queste cose prima del matrimonio. Così dopo non mi puoi inculare, impedirmelo.